Ciao ragazzi e benvenuti a quota 50. Sì, siamo arrivati a 50 video tutorial e abbiamo anche superato i 200 iscritti e questo ci fa molto, anzi moltissimo piacere. Il tutorial di oggi nasce da una telefonata fatta da un mio cliente che mi chiede di collegare Asterisk al sistema di altoparlanti presenti all'interno della sua azienda al fine di alzare la cornetta e fare un annuncio per avvisare chiaramente tutti i suoi dipendenti. Problema molto semplice da risolvere con un net speaker presente in commercio, ma quando gli ho proposto il costo gli si sono drizzati i capelli, quindi abbiamo dovuto trovare una soluzione alternativa e, messici a pensare, ne abbiamo trovate due molto molto interessanti che adesso vi vogliamo proporre. La prima è una prettamente hardware, proprio abbiamo costruito un dispositivo che ha come compito quello appunto di aprire una conversazione e instradarla attraverso chiaramente un'uscita, un jack collegato a un amplificatore, molto semplice, anche perché alla base non c'è nient'altro che un telefono VoIP. E un'altra soluzione un po' più complessa, però molto molto più pulita, è quella di usare una macchina virtuale, ad esempio una macchina Windows XP all'interno del quale c'è un softphone posizionato sempre in auto answering e collegato chiaramente al nostro caro SXI una scheda collegata, al nostro caro SXI, una scheda sonora USB. Il gioco è fatto, funziona benissimo e può essere usato anche per altri campi. Adesso non prolunghiamoci in discussioni sterili ed inutili, ma andiamo a vedere subito il primo caso, quello dell'apparecchio fisico. Come abbiamo annunciato precedentemente, l'idea è nata andando a guardare dei vecchi telefoni che avevamo ormai desueti ed inutilizzati. E non abbiamo fatto nient'altro che analizzare la parte software di un Grastream Budgeton 100 e abbiamo visto che consente l'auto answering. Dato che il Budgeton 100 ha anche una presa speaker per l'headphone o la cuffietta in italiano, abbiamo unito tutte e due le cose e abbiamo dato vita alla nostra scatoletta. È chiaro che si può tranquillamente collegare un telefono Budgeton direttamente all'amplificatore, ma chiaramente si potrebbero avere problemi di polvere e diciamo di utilizzo improprio dell'apparecchio da parte di terzi, soprattutto se presenti all'interno di uno spazio dove possono andare altre persone. Quindi l'idea è andare ad analizzare adesso come è fatto un Budgeton internamente e vedere l'evoluzione che abbiamo dato alla scheda interna del Budgeton fino a vedere il reale funzionamento collegato a degli speaker classici e semplicissimi. Ecco il nostro Grandstream Budgeton 200. Possiamo anche utilizzare il 100 senza alcun problema. Lo smontiamo direttamente per capire quale di queste schede potrà essere utile per il nostro progetto. Andando ad analizzare attentamente la scheda, la più piccola e ricca di elettronica, vediamo che sulla sinistra c'è lo switch che corrisponde chiaramente al posizionamento della cornetta e su cui dobbiamo fare una piccola modifica. I cavi di collegamenti per la cornetta telefonica e il cavo per il microfono. In questo caso a noi serve solo e soltanto la scheda, quindi dobbiamo procedere a tagliare il cavo per il microfono, a tagliare i cavi di collegamento alla cornetta e a far sì che lo switch sia sempre premuto. Possiamo anche utilizzare per questo un po' di colla a caldo. Andando a vedere chiaramente tutti i collegamenti disponibili per questa scheda, quelli di nostro utilizzo saranno il collegamento alla LAN, il collegamento chiaramente all'alimentazione e il collegamento all'headset, alla cuffietta, che nel nostro caso useremo dei normalissimi speaker da PC, però in azienda non faremo altro che collegare l'headset direttamente all'amplificazione. Ecco qui la nostra scatoletta, che è tra virgolette decisamente rustica, però assolve bene al suo compito. Aprendo chiaramente lo chassis di plastica, abbiamo perso tutte le viti, però poi dopo le riprenderemo tutte senza alcun problema. Possiamo vedere
mettiamo un po' di zoom, andiamo a vedere direttamente il nostro uso che abbiamo fatto della scatoletta. Quindi, come ho detto precedentemente, abbiamo posizionato un po' di colla a caldo, come vedete qui sulla mia sinistra, per chiudere definitivamente lo switch, il micro switch. Abbiamo collegato la presa verde direttamente alla sezione degli altoparlanti, abbiamo collegato l'alimentazione e abbiamo collegato la rete, il cavo di rete. A questo punto, prima di fare i nostri test, sarebbe opportuno verificare le modifiche da apportare direttamente all'interfaccia web, in modo da utilizzarlo finalmente come un net speaker. Andiamo subito a vedere le modifiche, anzi la modifica da apportare sull'interfaccia web del nostro telefono all'indirizzo 0153. Togliamo l'HTTPS che non serve e accediamo subito. Classica password di accesso admin di configurazione del Grand Stream e ci troveremo direttamente di fronte alla sezione degli Advanced Settings. C'è da dire una cosa molto importante: prima di fare la modifica quindi l'asportazione della scheda dal telefono per l'inserimento all'interno della cassetta di plastica, converrebbe usare l'interfaccia del telefono per conoscere l'indirizzo IP dell'ultimo utilizzo del telefono, affinché si possano poi fare delle modifiche direttamente dal pannello di controllo. Quindi, andando in Advanced Setting, ci dovremo portare verso giù dove sta Auto Answer, andare a cliccare Yes e in realtà il gioco è fatto. Abbiamo configurato la scheda affinché risponda automaticamente e quindi possiamo passare subito e velocemente alla fase di test. Prova. Eccolo qui. Il dispositivo risponde automaticamente e la voce è irradiata all'interno degli altoparlanti. Dopo aver visto la prima fase, che è quella della creazione di un interfono attraverso un vecchio Grand Stream, adesso vediamo la seconda fase, quella che in pratica ci consente di creare un interfono utilizzando solo e soltanto una macchina virtuale, grazie chiaramente all'ausilio dell'SXI e grazie ad una semplice scheda audio che si può trovare, chiaramente USB, che si può trovare tranquillamente a bassissimo costo anche su eBay. Stiamo parlando di 15 euro, 20 euro massimo con le spese di spedizione. Quindi il concetto qual è? Prendere la scheda audio USB, collegarla alla porta USB del server e fare l'USB forwarding direttamente sulla VM, che in questo caso è una semplice VM Windows XP, all'interno della quale poi andremo a installare un softphone che abbia l'auto-answering abilitato. Ecco, qui siamo di fronte al nostro server che useremo come test, che anche se è un vecchissimo HPML 110 assolverà benissimo al nostro compito. Quindi, facendo riferimento sempre alla nostra scheda audio USB, l'andremo a inserire all'interno alle prese frontali USB della nostra macchina e, come si può vedere, appena vedremo che si è illuminata la spia, possiamo direttamente agire sul pannello dell'SXI per creare l'USB forwarding direttamente alla nostra macchina Windows XP. Eccoci qui, pronti a fare le piccole modifiche alla macchina virtuale Windows XP che utilizzeremo come interfono aziendale. Quindi loghiamoci al nostro caro SXI, sperando di aver inserito la password correttamente. È ancora in fase di evaluation, quindi la chiudiamo momentaneamente, andiamo a vedere l'unica macchina presente all'interno e andiamo in Edit Setting. Non dobbiamo andare a cliccare su Add e andare a cliccare su USB Controller. Next, Finish.
Ok, è stato completato, è stato aggiunto. Andiamo nuovamente a cliccare su Edit Settings, andiamo a cliccare su Add e a questo punto non ci resta che andare a cliccare su USB Device, dove la vede in modo preciso. TerraTech USB PMP Sound Device è disponibile. Quindi andiamo avanti e adesso andando a far partire la nostra bella macchina virtuale, ci dovremo aspettare che lui riconosca automaticamente la scheda sonora di tipo USB e possa chiaramente installare i driver. Ripeto, queste schede sonore di tipo USB costano davvero pochissimo. È chiaro che se dovessi aver bisogno di una soluzione professionale e diciamo con una qualità audio molto molto più elevata, dovreste far riferimento a delle soluzioni più costose e che chiaramente non acquistabili su eBay. Aspettiamo un po' di tempo che venga riconosciuta. Eccolo qui, controller USB Universal Serial Bus. Ecco qua, lo sta riconoscendo. Sta ricercando i driver in corso. Siamo addirittura d'arrivo. Qualche altro secondo di pazienza. Eccola lì. USB Plug and Play Sound Device. Il nuovo hardware è installato e pronto per l'uso. Vediamo subito se corrisponde al vero. Andiamo su avanzate, o meglio, no, andiamo su hardware, gestione periferiche. Non vediamo più quelle brutte icone di punti esclamativi, ma vediamo direttamente che all'interno di controller audio, video e giochi è presente la nostra interfaccia. Ok, quindi non ci resta che andare a installare un softphone e fare i dovuti test. È chiaro che esistono sul mercato, in modo sia gratuito che a pagamento, una marea di softphone e ci siamo fermati chiaramente alla prima ricerca effettuata, quella che prevedeva l'utilizzo del softphone 3CX, perché all'interno aveva la possibilità di fare auto-answering. Quindi 3CX Softphone Download. È chiaro che non parleremo minimamente del centralino 3CX perché è basato su piattaforma Windows, ognuno è libero davvero di fare quello che vuole, di installare quello che vuole. Faremo riferimento solo al fatto che abbiamo bisogno di un softphone che abbia all'interno l'autorisponditore e quindi di conseguenza, essendo gratuito come softphone, lo utilizziamo. Perfetto, andiamo ad eseguirlo. Andiamo avanti, accettiamo la licenza. Ok, possiamo lanciarlo. Creiamo il profilo. Ora non ci resta che chiaramente andare sul nostro centralino asterisk.
È chiaro che Asterisk è meglio che si apra l'interfaccia web con il Firefox, però a noi serve solo e soltanto la creazione o la verifica di un account utilizzabile. Possiamo andare direttamente nella sezione Extensions. Possiamo usare il 333. Andiamo a vedere la password che mettiamo Beeble 2013. Quindi andiamo a configurare il nostro account. Abbiamo 333, 333, mettiamo 333, 333, 192, 168, 0, 151 e la password era beeble.2013. Se facendo ok vediamo non si è collegato, ok si è collegato. Per ulteriore certezza andiamo a verificare nella sezione rapporti, vediamo se effettivamente il 333 si sia collegato. Perfetto, si è collegato. Quindi adesso non ci resta che fare i test. Prima chiaramente di fare i test dobbiamo andare a verificare che in basso a destra del nostro 3CX lo status sia auto answering, basta. Quindi non dobbiamo fare nient'altro che telefonare al 333, automaticamente verrà instradata la chiamata direttamente sulla scheda sonora. È chiaro che un ulteriore controllo da fare prima di fare i test è andare nei suoni e periferiche per vedere se sta tutto a posto. Quindi qui c'è tutto a posto, riconosce USB plug and play sound device. Per eccesso di zelo andiamo a vedere nella sezione preferenze per vedere se la configurazione della scheda sonora è collegata direttamente a USB plug and play sound device. Ok, adesso abbiamo la sicurezza matematica che funzioni. Ecco qua inquadrato nuovamente il nostro server, dove si possono vedere le casse collegate all'uscita del sound device di tipo USB, e facciamo subito un test. Chiamiamo il nostro interno 333 virtualizzato con il softphone all'interno di Windows XP. Eccolo qua. Prova. Si sente chiaramente la voce della mia collaboratrice che esce dalle casse, da un ambiente virtualizzato. Quindi nella vostra azienda non dovete fare altro che collegare l'uscita della USB device direttamente all'amplificatore e il gioco sarà fatto a costo bassissimo. Arrivederci al prossimo video tutorial.